Salve e benvenuti a questo nuovo gameplay dal vostro Void00. Vi sono mancato? Io mi sono mancato sinceramente. E bando alle ciance, ciancio alle bande. Ah, sempre con queste stupidissime frasi sempre usate, ma lasciamo perdere. E oggi ci occuperemo di un nuovo indie game, Bright. Sono sicuro che ne avete sentito parlare o lo conoscete. E a me, da quel che ne ho letto, sembra piacere. Non ho mai provato, questa è la prima volta e la farò con voi. E cosa dire? Enjoy the game! Iniziamo! Devo dire che l'ambientazione mi piace un sacco. Mi piacciono molto questi giochi con questa ambientazione in stile un po' dipinto. Me ne ricordo uno simile per PlayStation 2, che dannazione non mi ricordo il nome, che si basava tutto sull'utilizzo di colori, pennelli, cose simili. Ed era davvero un bel gioco, ne ho data demo. Ed ecco qua il nostro personaggio in faccia. Non sei tanto carino, amico. Che costellazione è quella? Non ho la più pallida idea. Ed eccoci qua. Cos'è questo? Mondo 2. Ah, penso dovevo... Ah, ok, perfetto. E adesso... Ah, vivi la storia. Leggiamo la storia. Tim è alla ricerca della principessa, rapita da un mostro orribile e malvagio. Questo è successo perché Tim ha commesso un errore. Più di uno, anzi, ha commesso molti errori durante il tempo che hanno trascorso insieme, tanti anni fa. I ricordi sono offuscati, sostituiti da altri ricordi. Un'immagine che la si ritrasse in memoria. La principessa che gli girava bruscamente le spalle, la sua treccia che lo sferzava con disprezzo. Lei ci aveva provato ad essere indulgente, ma chi può dimenticare una bugia colpevole, una pugnalata alla schiena? Certi errori cambiano irreversibilmente una relazione, anche se chi ha sbagliato ha imparato dal suo errore e non lo farebbe mai. Lo sguardo della principessa si incupì e lei divenne più distante. Il nostro mondo, basato su rapporti di causa ed effetto, ci ha anche insegnato ad essere avari di perdono, perché perdonare ci espone al rischio di soffrire. Ma se abbiamo imparato dai nostri errori, se ci hanno fatto diventare migliori, non dovremmo essere premiati per questo, piuttosto che puniti? Funzionasse in maniera diversa, potremmo dirle: non intendevo dire quello che ho detto. E lei risponderebbe: non importa, capisco. E non se ne andrebbe via. E la vita proseguirebbe come se davvero quella cosa non fosse mai stata detta. L'esperienza ci rende comunque più saggi, ma non dovremmo più soffrire per i nostri errori. Tim e la principessa passeggiano nel giardino del castello, ridono insieme, inventando nomi per gli uccelli colorati. Gli errori dell'uno sono nascosti all'altro, al sicuro dalle pieghe del tempo. Molto, molto bella questa narrazione. I miei complimenti a chi l'abbia scritta. Mi ha toccato, diciamo. Molto bella. Ah, quanto è bello questo sfondo, non trovate? Questo è un puzzle game, come penso voi sappiate se avete letto qualche recensione simile, nel caso non lo sappiate ve l'ho appena detto io. È un puzzle game molto carino, incentrato sul tempo. A me al momento per adesso sembra un specie di Super Mario, credo di sbagliarmi, ma vedremo, dicono che vedremo andando avanti nel tempo. Quindi speriamo bene e noi proseguiamo con il nostro gameplay. Oh, un pezzo di puzzle. Presumo di doverli recuperare. Scendi? Non posso scendere. Perfetto. Credo che quelle spine facciano male, non è vero? Non immagino che sì. Ok, allora saltiamo. Upla. Primo pezzo di puzzle andato. Proseguiamo. Dun 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 dun. Ma sentite quanto è bella questa musica. Non trovate? Sì, mi sta piacendo proprio. Voglio provare. Vai, vai. Wow, figo. Hop. La, oh yeah. Come lo aggiungo? Ah, forse ho capito.
Vieni qua. No. E ora come. Oh. Ok. Yeah. E eccoci qua con il primo pezzo. No. Majusk. Ah, ok. Con Majusk torniamo indietro nel tempo. Figata. Che figata è una cosa. Mi piacciono questi giochi che inseriscono questi meccanismi nuovi e che cercano di diversificarsi dagli altri. È per questo che adoro gli indie game, a differenza di tutte quelle pure merciate che stavano in giro. Credo che un gioco commerciale non avrebbe mai raggiunto la bellezza che può raggiungere Braid. A me piace questo effetto grafico, un po' che non piace a tutti, ma mi piace. Come avete potuto vedere, non ho caricato video per un po', anzi c'è una chiave, non ho caricato video per un po' sul canale. Vi chiedo scusa anticipatamente, ma ho dovuto resettare il computer, cancellare tutto, ho dovuto cancellare anche vari video, l'intro e tutto, quindi ho dovuto rifare tutto da capo e ci ho voluto un po', oltre che dover impostare il computer e tutto ciò che ne consegue. Proviamo. Yeah! Ma fucking... Fucking something. Yeah. Oppla. Figata. Yeah. Parkour sulle nuvole. Chi non è mai avuto il desiderio di farlo, no? Ma io... No, non mi direte che... No. Allora. Puzzle. Odio i puzzle. Questo... non si aggancia nessuno di questi due. Poi questo... probabilmente lo stai qua. Questo... tutti gli agganci. Questo... proviamo... no, sicuramente... forse... aspetta... perfetto. Questo allora... forse sta qua. Ci sta questo... no. Ok, questo... no, aspetta... questo quindi forse sta... questo è un angolo, quindi penso che sapete dove sto per andare. Dimmi che ho ragione. Dimmi che ho ragione. Non ho ragione, dannazione. Tu devi darmi la ragione. Oh, oh, i giochi non mi danno ragione. Forse... ah, ok, perfetto. E questo... presumo vado in un punto. Girare anche questo. Mio Dio, quanto sarà complicato finire questo puzzle. Non si dovete fare altri pezzi, ok. Proseguiamo. Un pezzo lì e un altro da sopra, ma come li raggiungo? Scusate. Proseguiamo alla prossima porta. Caccia. Sentite che belle musiche che ci sono in questo gioco. Ah, mi sta piacendo sempre di più. Altro che Assassin's Creed. Altro che... le Black Ops, come diavolo si chiama, che a me non piace neppure. Questi sono i veri giochi. Mi dispiace per voi ragazzi che li adorate, ma parere personale, questi sono i veri giochi che meritano. Non prendetevela male, ma non ho nulla contro Black Ops. Accidenti, pensavo di capire dove ho sbagliato. Ok, torna indietro. Muoviti. Ok. Dai, yeah. Oh, ma che figata, non lo sapevo. No, non lo schiacciare. Quello ci serviva per salire di là, perfetto. Tu, via. Super Mario Style. Sì, mi sembra molto stile Super Mario per ora. Che non rende particolarmente speciale rispetto agli altri, però saremo a vedere. Dicono che sia bello. A me piace già per l'ambientazione. Per le ambientazioni. E per le musiche direi che sia bello. Come fanno che salgo da sopra? Thank you.
sta succedendo? Ok, quindi ora... Ho capito, dannazione! Spero che vi piaccia il gameplay, anche a voi. Vorrei portarvi anche una nuova serie per una nuova rubrica che ho intenzione di fare, non solo indie, quindi caricate anche qualche gioco diverso dall'indie, visto il numero di visualizzazioni e successo che ha ricevuto The Darkness 2. Poi questo però mi fa credere che questo sia un vero clone di Super Mario, dai, non potete mettermi il tubo con la pianta carnivora. Ah, che bei ricordi Super Mario. Sto parlando come un vecchietto. Anche questo è Super Mario Style, dai, il castello. Ma che carino, un dinosauro simpatico, sembra un Sackman dinosauro. Mi spiace, ma la principessa è in un altro castello. Ah, fanculo. Ah, ok, perfetto. Mondo 3. Aspetta un attimo. Mondo 2. Ok. Vediamo questi come... Ok. Questo è qua. Questo secondo è qua. Vediamo un po'. Quindi questo probabilmente andrà qua. Penso si connetta a questo. E quindi... Oh mio Dio. Come diavolo? È complicatissimo. O forse sono semplicemente così stupido da non riuscire a capirlo. Ma mi sembra davvero complicato. Ok, ho capito. Quindi ci sta un altro angolo in alto.
abbiamo trovato anche la posizione in cui dovrebbe stare il puzzle. Ok, mancano quattro tessere per finirlo. Non mi chiedete come si finisca. Ok, ed eccoci qua al mondo 3. Questa è la fine del nostro gameplay. Spero vi sia piaciuto, sono curioso di sapere che cosa c'è al piano di sopra. Questa è la fine del nostro gameplay, spero vi sia piaciuto. Qua è il vostro poi zio che vi parla da questo bellissimo gioco. Quindi have fun e enjoy the game. Divertitevi ragazzi. Ciao!